Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MetriP10. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ovviamente non dimenticate di cliccare mi piace al video e sulla campanellina delle notifiche, così ogni volta che avrete una notifica sul cellulare praticamente vi avviserà di un nuovo video. Noi dobbiamo parlare di calciomercato, pure se oggi è Santo Stefano, noi parliamo, facciamo sempre video di calciomercato perché il calciomercato si muove ed è in movimento. Di ieri, in realtà, l'indiscrezione di ieri sera tardi rilasciata da Fox Sports UK che Kevin Strootman sarebbe nel mirino della Juventus. Voi lo sapete che Strootman è un vecchio pallino della Juve, è un giocatore che già da quando giocava in Olanda la Juventus l'ha sempre seguito, poi l'ha preso Sabatini, che allora era DS, cioè direttore sportivo della Roma, e l'ha portato nella capitale, dove Strootman si è imposto come uno dei centrocampisti migliori del nostro campionato, almeno fin quando il suo fisico gliel'ha permesso, perché voi sapete che Strootman ha un difetto, tra virgolette, un tallone d'Achille, che è la condizione fisica, perché è soggetto ad infortuni molto spesso molto 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 gravi, e quindi ciò lo rende un po' un'incognita. È ovvio che, sempre secondo Fox Sports UK, la Juventus voglia prendere un centrocampista della Serie A di quantità e qualità, quindi sono due i nomi che si stagliano all'orizzonte, quelli di Milivojević Savic e quello ovviamente di Kevin Strootman. Sono due calciatori diversi, Savic è più fisico, è un giocatore che forse ha più il vizio del gol, Strootman è più di quantità e di sostanza ed è molto abile anche nel dribbling, non che Savic non lo sia, ma comunque sono due calciatori diversi. L'unica incognite sull'affare sono tre principalmente. La prima è che Strootman ha detto che la Juve non andrà mai, perché per questioni idealistiche, dopo la questione di Pjanic, non se la sente di tradire il popolo giallorosso, non se la sente di fare una scelta di carriera analoga a quella del suo collega bosnico e quindi rimanere a Roma. Rimarrà a Roma. Poi la seconda incognita è la condizione fisica, appunto, di Strootman, che è appunto un'incognita, nel senso è sempre un pochino dubbioso quando si parla di giocatori del genere. E la terza è la clausola rescissoria. Strootman ha una clausola di 45 milioni di euro. La Juventus spenderà 45 milioni di euro per Strootman? Non lo sappiamo. Fatemi sapere nei commenti che cosa fareste voi. Soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.